Assessore Scajola, bordighera per presentare Sea Grill, la rivista che pubblicizza e rende omaggio alla bellezza della Liguria. Bordighera è una città bellissima e il turismo, i dati del turismo sono confortanti. Sì, i dati del turismo sono importanti. Già dal 2015 come amministrazione regionale abbiamo messo al centro la tutela, la qualità del territorio, quindi grandi interventi di riqualificazione urbana. Voglio ricordare le politiche per rilanciare i nostri borghi, soprattutto nell'entroterra, nelle frazioni, ma anche nelle città costiere meravigliose come Bordighera e non solo. C'è una rivista che valorizza la nostra Bordighera, quindi non possiamo essere che contenti e orgogliosi del lavoro che stiamo facendo qui in Liguria, in particolar modo nel Ponente, dove tutte le città in sinergia con Regione Liguria, quindi un lavoro straordinario tra comuni e Regione Liguria, riescono nel mettersi insieme per rilanciare il territorio, qualificarlo, metterlo in sicurezza, che è importante. Ora manca la grande partita dei collegamenti, ma dovremo presto con il nuovo governo iniziare anche una fase di collaborazione proprio per il rilancio anche delle infrastrutture, e quindi veramente sarà il raggiungimento della perfezione. In quel momento lì potremo essere veramente soddisfatti. Tra l'altro, dal parte del turismo avete fatto tanto, ma anche ricordiamo quello che fate per i residenti meno abbienti, quindi chi ha bisogno di una casa popolare. Assolutamente, proprio qua vicino a Bordighera, a Ventimiglia, abbiamo presentato, ma inizierà tra poche settimane, l'intervento di riqualificazione delle Gallardi, due edifici, come dire, che sono in grave difficoltà da un punto di vista tecnico, che vedranno interventi importanti, circa 6 milioni di euro investiti sulla città di Ventimiglia. Quindi un'attenzione per dire: da una parte mandiamo avanti l'economia, ovviamente il turismo, quindi i posti di lavoro che può creare, ma senza dimenticarsi, tanto più in questo periodo difficile da un punto di vista economico, con una guerra in corso, una pandemia che è finita ma è comunque sempre molto presente, non dimenticare chi è rimasto indietro, chi ha bisogno del nostro aiuto, chi ha bisogno ovviamente delle istituzioni con atti concreti. Quindi una grande soddisfazione, ma un lavoro che è appena iniziato. Tra l'altro ci sarà moltissimo da fare quest'inverno e soprattutto la prossima primavera, dopo le batoste che prenderanno tanti cittadini per il caro energia e tante imprese anche. Quello noi auspichiamo, atti concreti da parte del governo. Sinceramente io al momento sto vedendo una campagna elettorale dove sento molte parole anche da attuali esponenti politici di grandi partiti, di una parte e dell'altra, che credo che dovrebbero, come dire, magari fare qualche comizio in meno e mettersi a lavorare per le famiglie. Le aziende, molte aziende qua dell'Imperiese, hanno ricevuto bollette con un aumento che è raddoppiato rispetto all'anno scorso, idem vale per famiglie. Quindi quello che deve essere centrale nella politica sono i bisogni della gente. Vedo troppi selfie, vedo troppi annunci che poi non verranno realizzati. Che la politica sia seria, sia onesta con le persone, dica quello che si può fare e non quello che non si può fare solo per qualche voto in più, ma si faccia un lavoro mirato al servizio dei cittadini, quindi con interventi concreti. Si può intervenire, si può dare una risposta, lo si deve fare in tempi brevi.